tutto pronto, ormai le squadre pronte a scendere in campo. Atletico Anzio Lavigno, Flaminia 7, si gioca il recupero del campionato provinciale di Serie D, scontro veramente importante tra queste due contendenti, soprattutto perché in palio ci sono tre punti che possono valere veramente il proseguo di questa stagione per entrambi. La Flaminia 7 insegue la squadra allenata da Mauro Fonte dalla sinistra verso destra, mentre parte proprio in questo istante il match diretto dal signor Flaminio 7 di Cian Mezzo, recuperata da Guadalupi che se ne va. La Flaminia 7 la va a recuperare, c'è adesso la Danella, la possibilità per mettere la rete, il vantaggio dell'Anzio Lavigno con la numero 8 Danella. Si sblocca quindi il match, attende soltanto il fischio dell'arbitro Aiello. Proprio in questi istanti c'è il tiro e c'è il gol, il raddoppio, non ha lasciato scampo Aiello su calcio di punizione, la possibilità di poter accorciare il risultato. Adesso continua a spingere Consiglio, preferisce sempre gestire il pallone dalle retrovie Guadalupe per poi caricare questa corsa ancora Iavarone. C'è il gol sulla ribattuta, Cimpuriana perde la sfera, Guadalupe se ne va ancora, ci prova dalla distanza, il gol del pareggio, acquisito metri preziosi in avanti Guadalupi, Iavarone, circa il pallone, il palo di Cantalupi. Adesso si gioca con proposito per il Flaminia 7, torna all'indietro Raggo, molto pericoloso il tiro di Aiello, ma non riesce ad arrivare alla palla dalle parti di Ruzza, subito il capovolgimento di fronte, il tiro, la botta sicura e Iavarone. Guadalupi, Cantalupi si ferma, torna all'indietro, arriva a rimorchio, proposito, il diagonale alto, Vattone adesso si è liberata addirittura anche di Aiello, palla messa in mezzo, prova la soluzione Rago, il diagonale Iavarone, e grossa ingenuità Padanè. Aiello, la possibilità, il palo da sola contro Pescante, colpisce il palo, Cantalupi attende a rimorchio l'arrivo di il numero 5, poi alla lontana Aiello vede anche come sono piazzate le sue compagne di squadra, poi la palla messa in mezzo per il numero 5, la possibilità di Iavarone, grande parata, ferma la palla Cantalupi, Guadalupi, il tiro, ancora il palo di Aiello, non c'è proprio fortuna questa sera. Danella ci prova, non trattiene in due tempi, poi Pescante, la possibilità con Vattone, se ne va, deve lottare perché è molto pericoloso Danella, la possibilità, il tiro ribattuto, Cantalupi laterale, poi c'è il tiro, Vattone, e ancora il palo a dire di no all'Anzio Lavigno, la possibilità, esce Coletta invece, ferma tutto, fa ripartire l'Anzio Lavigno con Aiello, il tiro e c'è il gol del pareggio con Vattone. Consiglio recupera dalla parte opposta, Rago, c'è Iavarone sulla linea, fa correre veramente i brividi Aiello da sola, tutta la possibilità, spreca, era da sola l'uno contro uno, Guadalupi, Mastro Francesco, ancora il palo, un palo a dire ancora no, ancora poco Belli, il tiro, il gol di poco Belli, Ruzza, si salva questa volta Pescante, se ne incarica Aiello, sicuramente proverà la fiondata, parte la rincorsa, il tiro, ancora il palo, arriva il triplice fischio finale, il Flaminia 7 batte l'Anzio Lavigno proprio in casa di quest'ultima per 4-3.